Che ti prende? Hai rinunciato all'idea di usare gli orecchini? Sì, è lui! Beh, peggio per te! Ti faccio fuori subito! Vegeta! Forza, Vegeta, metti questo orecchino al lobo destro e per favore niente domani! Preparati, perché fra poco sentirai male dappertutto, mio cane! Sta perdendo un mucchio di tempo! Porca! Guarda come mi hai ridotto! Io ti detesto, caro! Perché mi hai preso? Ho capito che vuoi raggiungere lo stadio di Super Saiyan di terzo livello! Senti, credimi, mi dispiace! Hai ragione, posso diventare Super Saiyan di terzo livello! Sai, ad essere sincero, non mi va di unire il mio corpo ad un ipocrita come te! Non mi piace essere presente! Ma non è niente di speciale, solo per pochi minuti! Non mi interessano le tue scuse, chiaro? Resta il fatto che hai controllato la tua forza mentre combattevi con me! Devo dirti un'ultima cosa. Una volta che i nostri corpi si saranno congiunti, noi non potremo mai più tornare come prima. Mi hai capito? Che cosa? Ma sei impazzito? Ma guarda che furbetto! Ti ringrazio per avermelo detto all'ultimo minuto! Allora ti sei deciso? Va bene così, dici che funziona! Ecco, sono pronto! Goku e Vegeta hanno unito i loro corpi e io sono il risultato, Vegeta! Ehi, pivello, ti consiglio di abbassare un po' la cresta! Posso assicurarti che stavolta non fallirò! Quindi fai poco lo spiritoso e pensa ad un modo per fermarmi! Sempre che non ci porto! Ti presento Super Vegeta! Ancora il sangue dal mio occhio. Sono pulito. Sei impazzito, non gridare così! Che Majin Buu ci trovi di nuovo? No, Majin Buu! Quanto tempo intendi restare in quello stato disgustoso? Piantala di trattarmi in questo modo! Io mi fai arrabbiare tutti i cacci nei koali! Ti giuro che te ne andrai soffrendo come un... Non soffrendo la tua aria da bulletto! Com'è possibile? Conta la capacità dell'intelletto e la velocità dei movimenti. Tu sei lento perché vuoi seguirmi con gli occhi invece che con la mente. Dio del becco! Ti confesso che non mi sto divertendo. Speravo che ti impegnassi un po' di più in questo scontro. Oppure non riesci a combinare niente di meglio di così. Si vede che ho sopravvalutato le tue capacità. Che delusione! Basta, sta zitto! Perché si sta comportando così? Non ha ancora capito che deve eliminarlo subito! Ehi, questo non è un gioco! Datti una mossa! Avanti, ragazzo, fallo fuori prima che sia troppo tardi! Tutto un limite, ora basta! Mi hai stufato! Non ti aspettavi che le cose prendessero questa piega, vero? Andiamo, non è il caso di deprimersi così. A dire la verità, sono anch'io un po' sorpreso.
I tuoi banali errori di combattimento mi hanno deluso moltissimo.